Una serata, quella di quest'oggi, all'Istituto Italiano di Cultura a Dublino, dedicata alla presentazione di un libro di Max Rover intitolato Il giorno che incontrammo Roddy Doyle. A presentare l'autore è stata la scrittrice Catherine Dunn. Un qualsiasi irlandese saprà come utilizzare il meglio, come economizzare quei minuti, per capire se il marito è ancora sgronzo, per capire se la figlia ha fatto l'amore la notte precedente, se sei al polo, perché sì, è possibile bere del tè anche in un polo, ti servono per vedere se il viso è cantato e ha voglia di chiacchierare. Quando sono passati 5 minuti, il tè ti farà da sponda, per mandare a fanculo il marito, per chiedere alla figlia se è tutto a posto, per chiedere al viso del polo da dove viene e perché lì. Nuova aveva una teoria, la Guinness era una birra come tutte le altre e non c'era veramente bisogno di aspettare per completare la tinta. Arthur Guinness aveva inventato una spillatura ad hoc per gli irlandesi, per costringere chi beve e chi spilla a sbrigarsi, in quei momenti in cui la tinta non è ancora pronta, a gettare i punti per passare la sera. E questo non era sicura, Arthur Guinness